avanti, Salvo, sbriga. Ma che c'è? Siamo arrivati da Mabù. Ho capito, ma non è che mi può fare correre sempre. Ho capito, io devo comprare un profumo per donna. Vabbè, dai, andiamo. Avanti, Salvo, dai, muovete. Me lo dici cosa dobbiamo fare? Devo fare un regalo di compleanno. Ma per chi è? Per una donna, non è che uno tipo, è giusto. Allora, ho chiamato te perché tu magari mi sai dare un consiglio proprio per un profumo da donna. Ma io non ne capisco niente. Ma come, uno ti chiama per un consiglio e tu non sei consigliere? Ma io non sono né consigliere né sindaco, io faccio il presentatore, quindi... Fai presentatore. Ma allora, visto che fai presentatore ma non sei consigliere, io un consiglio lo chiedo ad Alexa. E dov'è Alexa? Dove? Qua, vedi? Qua. Già, Alexa c'è sempre. Alexa, io e Salvo siamo arrivati da Mabù. Salvo è in tutù? Non lo so, Salvo, che c'è il tutù? Ma quando mai? Io ho il mio solito abito di scena. No, non se le... Alexa, io devo comprare un profumo da donna. Ti devi comprare una gonna. La gonna? Sì, Salvo, col tutù e la gonna, facciamo l'accoppiata. Che... Parlaci. Aspetta un attimo, ci parlo io. Alexa, lui deve comprare un profumo da donna. E dimmi, che tipo di gonna ti piace? Niente, a te te vado con la gonna, niente. Scendiamo giù e chiediamo a qualcuno. Andiamo, che è meglio. Forse. Vieni, vieni, vieni. Ah, Salvo, vieni. Sì, ecco. Ma scusami, stai cercando il profumo da donna nel reparto pelletteria? Perché ho sbagliato? No, 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 è tutto giusto, però il reparto è dall'altra parte. Vieni, vieni. Vieni, vieni qua. La signorina è già pronta, grazie, molto gentile. Hai visto, finalmente hai trovato il profumo da donna. Salvo ha messo una gonna. Guardi, noi ce ne andiamo perché Salvo la rosa si deve mettere la gonna, va bene? No, 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 mi metto l'abito blu, buon divertimento, comincia il programma. Crying, feeling sore, going this way, going that way. Se al mondo non c'è uno che è bello, ti fa svagare. Son qui io per te, son quello che ti fa scordare. Se la moglie ti strilla, il marito ti assilla, non c'è chi ti fa calmar. Son qui io per te, son quello che vi farà chiamar. Son la stella che brilla, son la tua camomilla, e con me ti puoi anche rilassar. Son la tua medicina, la tua bollicina, stappi in aria dalla TV, ti faccio sganasciar. Se ti arrabbi perché un motivo non c'è, ti stai a imbronciar. È tutto un programma, adesso ti leva lo stress. È tutto programma e ti sta a rilassare. È tutto programma e ti stai a svagar. È tutto programma e lo stai a guardare. Adesso e dillo che è tutto il tuo stress. Buonasera e ben ritrovati, sta per cominciare un'altra puntata di È tutto un programma, la trasmissione realizzata, condotta e firmata da Manfredi Di Liberto, una trasmissione che sta entrando nei vostri cuori, nelle vostre case, e quindi per tutto questo io vi ringrazio con tutto cuore. L'inizio è stato un po' turbolento, le prime puntate sono state un po' travagliate, però stasera vi assicuro che ci sarà tanta normalità, faremo una puntata normale. Salve. Sì, salve. Buonasera. Normale. Normale, perché... Ho appena detto che questa deve essere la prima puntata normale. Normale. Tranquilla. Tranquilla. No travagliata. Normale. No turbolenta. Da. Normale. Normale. Ecco, no. Bravo. Sì, posso fare una domanda perché... A chi? A me? Sì, sì. Certo. Ma tu lo sai chi eri in una vita precedente? Io? Sì. No, ascoltami. Io già a stento so chi sono in questa vita, quindi nella vita precedente non lo so, però so. Non lo sa, ma c'è un metodo facilissimo per sapere. Ah sì? Basta chiedere ad Alexa, tu fai una piccola presentazione di te, dici io sono Salvo la Rocca, e lei ti dice ma chi eri. Funziona, io ho detto che deve essere tutto normale. Sì, l'ho provato. Vabbè, allora, lo accontento e poi partiamo, quindi state comodi, mettetevi comodi a casa vostra. Allora, Alexa, forse lo sai, io sono un conduttore televisivo, faccio questo mestiere da più di 40 anni, mi piace molto comunicare, parlare
parlare con la gente e quindi io sono contento di quello che faccio ora. Ma prima, puoi dirmi io che cos'ero? Nella tua vita precedente eri un professore. Ah, ti è finita benissimo. Mi è andata benissimo. Tra l'altro mi sarebbe piaciuto fare il professore. Grazie Alexa, grazie. Però io sono troppo curioso. Devo sapere chi ero io nella mia vita precedente. Ho detto normale. No. Perché noi, ma ho capito, ma io non vorrei che succeda un cataclisma. Glielo devo chiedere. Glielo chiede e partiamo, dai. Vai. Alexa, ciao. Io sono Manfredi Delberto. No. Allora, io la mattina quando mi alzo, la schiena che mi fa click, il collo che mi fa croc, ma chi ero nella mia vita precedente? Nella tua vita precedente eri un cracker. Come un cracker? Ma chi? Beh, un cracker. A me piacciono i cracker. Cioè, io la mattina mi sveglio e sono un cracker. E beh, tu le hai detto faccio click, faccio croc, lei ha messo tutto insieme, quindi eri un cracker. Ma poi voglio dire, i crackers mi sono sempre piaciuti da bambino, forse per questo ho deciso di prendere Manfredi Diliberto e portarlo a TGS e ad RTP per questo programma. Che è tutto un programma. Io spero che la prossima, quella che sta per cominciare, sia una puntata normale, ma non posso garantirvi nulla. Intanto, comunque, vi auguro buon divertimento con i crackers. Preparateli, eh? Amo. 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 Che amo? Che? Però così tu dormi, giusto? Il film è iniziato da ora. Ma mica stavo dormendo, stavo pensando. Vabbè, tu dici sempre così. È un film, non te lo vedi mai dall'inizio alla fine, oh. Io lo dico sempre, i film dovrebbero cominciare dalla fine. Fare solo fine e inizio. Quello che c'è in mezzo, fottiti. Dico, alla fine un film dura 5 minuti e tu ti puoi andare a collegare. Ma questo film dura 2 ore. Beh, 2 ore. E che mi devo perdere 2 ore di sonno per loro? Vabbè, però tu sei troppo lavativo, è giusto? Tu dovresti fare come me, che ogni volta se lo vede tutto, il film all'inizio, no? Tu sei brava, tu sì che hai più energia di me. Vabbè, va. Mi vedo io da solo la sera, Ugo Boss. Energica sei. Morire dentro, cercami, tanto non mi troverai. Sono stato un fetente, latitante, lo so. Dorio, 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 Dorio. Capo, io già l'avevo sentito da là sotto, non è che c'è bisogno che mi chiama sempre. Io mi dovevo comprare il collirio, ma visto che c'è lei che mi chiama non me lo compro più. C'ho l'occhio tutto lubrificato. Ti devi stare zitto, quando ti chiamo mi devi ascoltare. E basta. Ascoltami. E siccome ora io devo chiamare Don Catacomba e mi devo rilassare, fammi un bello caffè. No capo, il caffè non la rilassa, anzi la innervosisce. Che cosa? Il caffè lei non la rilassa, lo innervosisce. Innervosisce con una sola c'è, hai capito? Fammi il caffè, prima che ti piglia a bocca. Boh, io lo faccio così se rilassa. Capo, ecco il suo caffè. Antonio! Tre ore. Capo, il caffè è suo, dico, lo sputo è suo, tutto suo. Per fare un caffè 3 ore. Ma è un caffè macchiato. Come un caffè macchiato? Ma io ci tengo a fare le cose giuste. Un attimo capo, aspetti qua, non senza la parte. Ma manco un caffè, Safira, fa, manco un caffè, ma l'ho fatto pure acqua. Ma che stai facendo, Antonio? Dato che il caffè è macchiato, io lo sto un attimino. Ok, adesso a posto. Simonito, il caffè è macchiato, non la tazzina. E che? La tazzina no! È il caffè! Allora, una! Cioè, ma come. Faccia combattere! Faccia combattere! E ora che cosa stai facendo? Questo è un detergente che leva anche le macchie più ostili, capo! Così il caffè non è più macchiato! Vuoi prendere il vasolino e me lo fai corretto? Me lo fai! Cioè, fratuzzo mio, che cosa ti ho fatto io per avere questa malaminchiata che manco mi sa fare un caffè? Aspetta! Vattene perché ti ammazzo! Te ne.
Antonio! 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 A bottego, capo! Antonio, quando ti chiamo deve venire subito. E che c'entra questo ombrello? Chi che porta sfortuna? Vai, levo! Era per pararmi. Senti una cosa. Ho parlato con Don Catacomba. Sì. Siccome è Tommy, detto lingua lunga, sì, ha cantato. Sì. Questo ci vuole fare incocciare, ci vuole chiamare qua i poliziotti così ci attrezzano. No. Allora devi portare tu un lavoro a termine. A termine merese, prendo il cielo, vado. Sì, sciacca, poi passi, pigli, ma poi vai a Ursa. Sento una cosa, mi devo fare un favore. Prima che... Antonio, finiscila. Chiudi questa cosa. Allora, se dico quello che deve fare, non sbagliare. No. Perché questa è l'unica occasione che hai di fare figura. Allora, ascoltami bene. Sì. Tommy. Sì. Letto lingua lunga. Sì. Ha cantato. E che ha cantato, capo? A quanto pare ha cantato su di noi. Bella! Su di noi, nemmeno una nuvola. Su di noi, in mare è nata. Ha cantato su di noi. L'ho capito, capo, è bellissimo. Su di noi, in mare è una tavola. Il cielo è una nuvola. Su di noi, in mare... Senta, non mi fare innervosire. Tommy, detto lingua lunga, ha cantato su di noi. Non è la canzone di Pupo. Ma chi sta dicendo che l'ha scritta Pupo? Io ho l'autografo di Pupo sul disco. Che mi firma l'autografo in una canzone che non è sua? Ma fratello mio, ma perché? Ma perché? Io da piccolo lo volevo assassinare e invece l'ho risparmiato. Ma sta parlando di me? No, che fa, scherzo. Che fa? Sento una cosa. Mi stai facendo venire i nervi, Tommy, oggi. Su di noi, il mare è una tavola. Ascolta, allora ora vai da questo Tommy lingua lunga e fai quello che deve fare. Però una curiosità, capo. Ma questo Tommy lingua lunga che io devo andare a prendere, che... Ma canta solo su di noi oppure già da cioccolato? Ma te nella tua stanza! Vabbè, se non la canta niente. Ti devi andare nella. Vattene nella tua stanza! Mi sta facendo impazzire questo. Antonio! Antonio! L'avevo sentita, capo, no? Ascolta, ho saputo da fonti certe. Sì. Che quel pezzo di porco di Tommy. Come si chiama? Lingua lunga, lingua. Bravo, lunga. La memoria ce l'hai. Sì. Praticamente ha saputo che noi lo stiamo cercando. Sì. E lui forse vuole partire. E a quel porco gli hanno fatto il passaporto. No, capo, se un porco gli hanno fatto il passaporco, no il passa... Gli hanno fatto il passaporto perché deve partire con l'aereo. No, allora passaereo. Passaporto se uno parte col porto con la nave. Giusto. Dico, ma te vuoi stare zitto 5 minuti? Adesso tu vai dove si nasconde lui, sì, e me lo devi portare direttamente qua. Sì. E poi me la sbrigo io. Sì. Ti raccomando, sì, deve fare una cosa importante. Mi dica. Mettici lo scotch in bocca. Non deve parlare più. Gli metto lo scotch in bocca così lui non parla più. Bravo! Ti raccomando, non sicuro. No, sicuro. Te lo dico io sicuro. Lo scotch, hai capito? Lo scotch. In bocca. Scotch, in bocca. Sbrigati! Capo, mi scusi, eh. No, io voglio sapere da Tommy lingua lunga come ci devo andare, perché a me mi hanno rubato il motorino. Cioè, ti sei fatto fottere il motorino? Cioè, tu, ladro, aspirante killer. Cioè, io ho dei buoni propositi per te e mi fai fare queste brutte figure. Non lo so. Disgraziato, ma come si fa? Come si fa? Senti, qua ci sono le chiavi della mia macchina. Sì. Vacci con questa. Sì. Fuori c'è la fiesta. Allora, capo, se non le dispiace, prima faccio un brindisi e poi vado la tomba lingua lunga, va bene? Scusa, in che senso? Cioè, io ti sto dicendo, sì, che fuori c'è la fiesta. Capo, gli amici spagnoli sono venuti qua a fare la fiesta. Mi bevo prima un po' di spumante e poi vado alla tomba lingua lunga. Non hai capito bene, la mia macchina è una fiesta. Ho capito, capo. Hai capito? Vabbè, allora a me sembrava che la fiesta era qua fuori. Ma visto che ha la fiesta in macchina, io vado a piedi così non disturbo i suoi invitati, vabbè. Se non te ne vai ti faccio prendere il 17 sbarrato. Ma te ne devo andare subito. Auguri, buon compleanno, capo. Mettici la benzina. Tenga le chiavi, se ha la fiesta così può far uscire poi gli ospiti e chiude.
le ore contate. E non solo lui, pure Antonio. Ma che me sputano pure a chilometri di distanza? Secondo fonti certe, pure Don Catacomba ha le ore contate. Sì, io sto facendo accordi con la polizia. Mi hanno detto che se collaboro con loro, mi lasciano in pace. Sì, perché a loro interessa dove si nascondono Ugo Boss e Antonio. Non ho un attimo di pace, proprio. Ah. Ci sto andando. Sto andando da loro. Mi aspettano alla centrale, sì. Dov'è che stai andando tu? Ma tu sei... No, non me lo dire, te prego, non lo dire. Ma tu sei... No, lo so che sai chi sono, ma non lo dire, per favore. Tu sei Antonio. Buttare sale. No, non è che c'è un fazzolettino. Tieni. Grazie. Ti prego però, non farmi del male. Senti, vedi che tu parli a sale. Ma tu lo sai a te come ti chiamano in giro? Tommy Lingualunga. Ma chi mi chiama così? Tutti. Ma tutti chi? Tutti. Ma tutti chi? Tutti, è un modo di dire, mica è pesante, è come dire tutti. Non è che mi posso mettere a elencare il nome di tutto il paese, Giorgio. Andiamo fuori. A me. E allora, inginocchiate e basami il semmano. No, questo è un zappatore. E adesso siedete su quella seggiola. Stavolta ascoltami senza interrompere. Sì, è tanto tempo che volevo dire. Stiamo facendo tutto un ricchetto cocciante. Stiamo facendo. Giusto? Così. E allora, adesso io non devo farti parlare più perché io ho ordini ben precisi e c'è solo un metodo per non farti parlare. E qual è? Ti devo mettere lo scotch in bocca e poi ti porto dal mio capo Hugo Boss. No, ma lo scotch non quello. Fai pure lo schizzenoso, chi fa? Se ti piace magari una Jamaica. Andiamo da qua. Capo, io il mio dovere l'ho fatto, le ho portato Tommy Lingualunga. Bravo Antonio, mi hai portato il cantante qua. Dai, ce l'hai messo lo scotch in bocca. Un litro e mezzo, capo. Shakerando. Shakerando. Ma questo è tutto ubriaco, ti ho detto lo scotch gli avevi messo. Certo, capo, con un litro e mezzo di scotch come voleva, soppio. Ma io ti ho detto lo scotch quello di imballaggio, me l'hai fatto ubriacare. Shakerando. Non lo so, capo, io ho capito scotch, Tu zitto te, lo sai che sono io. Loredano e Merzè. Sì, e le cialamboichino, ora facciamo il ballo sotto il chetò. Dico, ma fratello mio, dice, ma ora è giusto, ora c'ho un malaminchiata e un ubriaco. Hai sentito cosa ti ha detto il capo, che sei un malaminchiata? No, non zitto, zitto. Oh, il malaminchiata sei tu. Ah, meno male, capo, mi sembrava che ero ubriaco. Ci tengo di essere malaminchiata. Stai chiedendo... Shakerando. È tutto un programma e lo stai a guardare adesso. E dillo che tutto cosce. Me lo stai a guardare adesso. E dillo che c'ho sotto forse. C'è il Manfred.
c'è il manfrecchete. Il manfrecchete. Non so più cosa fare, vorrei dimagrire. La notte non riesco a dormire. A pranzo mangio un'insalatina leggera e poi la notte non ci vedo più dalla fame. La mia testa è sempre lì, al cannolo che infrigo. Mi convinco di essermi alzato per bere un po' d'acqua, ma tanto lo so che sto per prendere il cannolo. Questa è l'ultima volta che mangerò cannoli. Da domani compro la cassata. Basta! Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a mettermi a dieta. Prego, avanti. Buongiorno, dottore. Oh, Diliberto, si accomodi, venga. Non so se ci passo dalla porta. Io la vedo perfettamente in forma. Ma quale forma? La forma i parmigiani. Però lei è contento. Si vede dagli occhi. Lei sprizza felicità da tutti i pori. No, dottore, io sprizzo olio di frittura da tutti i pori, così. Quando vedo persone che raggiungono l'obiettivo come lei, io mi sento grato della professione che faccio. Obiettivo raggiunto, proprio. Ebbene, bravo, bravo, bravo. E sua moglie? Me la so. Come? E perché? Diciamo, dottore, che io negli ultimi mesi ho preso qualche chilo. Ma io sinceramente tutti questi chili in eccesso non li vedo. Lei, dottore, si deve mettere un paio d'occhiali top, però, top. Ora che lei ha raggiunto, diciamo, l'obiettivo della dieta... Ah, perché ho fatto dieta io? Certo, ora deve cercare di mantenere il suo fisico. Sì, mi dica, dottore, che cosa devo fare? Magari riesco a riconquistare mia moglie, che lei mi voleva un po' più magro e invece io in un mese diventare così. A lei le piace il pesce? Sì, dottore, finalmente mi ha detto un cibo salutare. Cioè, però dipende sempre da quello che trovo in pescheria. Benissimo, qualsiasi pesce che lei trova in pescheria lo porta a casa e fa una bella frittura. Mi pareva una cosa leggera, ma invece un fritto c'è sempre. Diliberto, e lei che cosa, come vuole mantenere il fisico? Mangiando light? No, ci mancherebbe, dottore. Meglio il pesce fritto. Poi, per esempio, in pescheria, se trovo, uno sgombro. Ma lo sgombro è un pesce grasso, dottore. È grasso se lo trova grasso. Lei quando va in pescheria deve dire al pescivendolo, per favore mi dà uno sgombro magro. Ah, certo, io vado in pescheria, dico, scusa signor pescevendolo, non è che ci avete uno sgombro che ammare fici a dieta. Lei questo sgombro me lo deve infarinare, imburrare e friggere nell'olio. Senta, dottore, a me tutti i miei vicini di casa, tutti quelli del quartiere, non mi sopportano più, c'è la puzza di fritto, c'è puzza di fritto ovunque, tutta lasciata.
Io ho paura che dopo tutte queste lamentele, il mio padrone di casa mi chiede lo sfritto. Lo sfratto, scusa, è la battuta, ne cucito fritto tutto il tempo. Ho capito che lei vuole evitare la frittura. A me interessa che lei mi mantiene il colesterolo. Lei a casa mi deve mangiare 7 tipi di formaggi diversi. Non lo so, gorgonzola, provolone, provoletta, questi tipi di formaggio. Così lei mantiene il colesterolo. Dottore, lei secondo me mi vuole fare morire. Ma mi dica, ma lei, io che ci hai fatto? Lei per esempio ha fatto esami del sangue? Sì, dottore, perché mia moglie mi ha costretto. Ho capito. E il colesterolo a quanto ce l'ha? 850. Perfetto, perfetto. Lei il formaggio lo può mangiare. Ma stai morendo, dottore. L'infermiera gli disse a mia moglie, guardi che suo marito il colesterolo ce l'ha da sopra, cagù. Lei transaminasi quanto ce l'ha? 85. Beh, ha visto? Io ce l'ho 83. Lei sta meglio di me. Stiamo morendo tutti noi, dottore. E poi mi dica, la glicemia a quanto ce l'ha? Sì, c'è 100. Perfetta, lei è sano come un pesce. Io sono contenta di averla fatta stare meglio. Per me è tutto. E poi, le raccomando, conquisti sua moglie. La porti a cena. E poi... Senta, io a mia moglie la invito, ma senza cena, non mangiamo più, proprio così. E le raccomando, mangi solo cibo salutare. Guarda, dottore, io penso di non mangiare più proprio per un po' di tempo. Cibo salutare, sì, proprio che io nel senso vedo un fritto, saluto, lontano. Ciao, 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 ciao. Dottore, se c'è qualcuno che proprio mi sta qua, io per punizione lo mando da lei. Dice, chi sto che c'è qua? Lo mando dal dottor Porcelli. Vabbè, grazie. Arrivederci, anzi no, 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 non arrivederci, ma proprio niente. Salutare. Ciao, arrivederci, papangolo. E tutto il programma lo stai a guardare adesso. E dillo che tutto corre. Buongiorno. Salve, ho sentito parlare che c'è questa Fidelity Card, ma boom, cosa consiste? Sì, certo, eccola qua, questa è la nostra Fidelity Card, è una raccoglie punti in cui ottieni tantissime agevolazioni. Ma io ho sentito parlare anche di un'altra card. Sì, certo, eccola qua, la Young. Ah, io questa perché sono giovane, quindi. Ma no, hai 16 ai 26 anni? Ah, io ho 35 allora. E allora ecco la tua card. Grazie, arrivederci. Manfredi, ma che ci fai qui? Sono qui da Mabu che ho fatto la Fidelity Card. Devo farla anche io, quella bianca. Eh? Quella bianca tu? Cioè no? Non l'ho fatta io a 35 anni, la devi fare tu? Vabbè, ma per favore, va. Vabbè, d'accordo, io ho più di 35 anni, ma perché stai facendo così? Perché mi stai trattando così? È tutto programma, lo stai a guardare adesso. E dillo che tutto corre. Sono il Corriere di Cacazon Prime. E si sa, con noi le cose arrivano Prime. Allora, vediamo oggi che consegna dobbiamo fare. Signora Preste Filippo in via dei Tre Pupazzi 85. E dove sta via? Vabbè, ma per noi che siamo Corriere di Cacazon Prime questo non è un problema, perché noi le strade le sappiamo tutte grazie al nostro navigatore. Ehi, navigatore! Buongiorno, dove ti porto? Ti porto dove vuoi tu. Dimmi allora, dove ti porto? Dimmelo, sono tutto orecchi. Allora, me l'hai detto dove vuoi che ti porto? Un minuto, fammi parlare, sommo fa parlare, com'è? Allora, devo andare in via dei Tre Pupazzi 85. Imposto percorso per i pazzi, devi andare al manicomio. Ma quale manicomio? Io devo consegnare un pacco in via dei Tre Pupazzi 85. Imposto percorso per i pazzi, hai bisogno di un TSO? Ma quale TSO? Devo andare in via dei Tre Pupazzi. Navigatore? Buongiorno,
dove ti porto? De nuovo, devo andare a consegnare un pacchetto, signore, che sta in via dei Tre Pupazzi. Vuoi andare a casa dei Pù? Ma che c'entrano i pochi? I pochi perché non c'è i Tre Pupazzi, no i Pù, i Tre Pupazzi. Mi dispiace, non sapevo che i Pù fossero diventati pazzi. Ma che c'entra? I Pù è un'altra cosa, non è che Rob Facchinetto diventò pazzo e ci sono a casa. I Tre Pupazzi, la via, vabbè, navigatore, fottetene, io lo chiedo a Siri. Ehi Siri, portami in via dei Tre Pupazzi. Mi dispiace, non sapevo che i Pù fossero pazzi. Sì, cantando uomini solo ed essendo solo diventarono pazzi. Ma chi c'entra? Vabbè, chiamiamo la signora. Allora, Siri, chiama la signora Incantalupo. Ok, chiamo la signora Incantafuso. No, Incantafuso, Incantalupo. Lupo. Sì, lupo. Chiamo la signora Lupo. Incanta. A chi è che incanta? Il lupo. Il lupo incanta la signora? Ma che mi sento confuso, che mi sento confuso. A chi devo chiamare? A nessuno, fottetene. Mi chiedo a pigliare la camomilla. È tutto un programma e lo stai a guardare. E dillo che c'ho sotto stress. Le principali notizie di oggi. Regia il foglio. No, non ho il foglio, regia. Datemi il foglio. Che cosa leggo senza foglio? Il gobbo l'avete? Il gobbo? Ah, è sfasciato. Buonasera, sono Papa Papa di Che News 24. Ecco le principali notizie di oggi. Brutta avventura per un turista brasiliano che nei giorni scorsi è stato fermato dall'autorità giudiziaria alla dogana di Malpensa perché sospettato. Regia, che cosa succede? Perché parlo con questa voce che capo un morso dei Loch Ness. Ma chi sta succede? Che ora la voce però è perfetta. Appena do la notizia però c'è questo che tipo ormone, tipo... Boh, scusate, buonasera, sono Papa Fava e stavo dicendo. Brutta avventura per un turista brasiliano che nei giorni scorsi è stato fermato dall'autorità giudiziaria. Regia, come a fare? Sentite che ho sta voce, ma lo risolvete il suo problema che capare che non lo so che mi sta succedendo. Scusate, buonasera, sono Papa Fava di Che News 24. Abbiamo risolto i problemi tecnici, quindi possiamo proseguire con la notizia di oggi. Brutta avventura per un turista brasiliano che nei giorni scorsi è stato fermato dalle autorità giudiziarie alla dogana di Malpensa perché sospetta. Scusate, ma un nostro collaboratore ha aperto la finestra e oggi c'è un po' di vento. Vabbè, regia, la potete chiudere la finestra, eh? Allora, posso dare la notizia che c'è ora che la devo dare. Allora, c'era un uomo, quest'uomo è rimasto fermo alla dogana di Malta. Regia, in questo studio abbiamo due finestre, le dovete chiudere tutte e due, non una sola, tutte e due. Abbiamo terminato, spero che la puntata vi sia piaciuta e io ne approfitto perché sono riuscito a togliere Alexa dalle mani di Manfredi Diliberto e quindi chiudo in bellezza perché sono io a fare una domanda ad Alexa. Allora, Alexa, ti è piaciuto il programma? Quale programma? Questo programma. Quale programma? Dai, Alexa, è tutto un programma. È tutto un dramma? No, sì, per la verità è stato un dramma, però programma. Diaframma? No, il diaframma mi fa male pensando a Manfredi. Programma. Pentagramma? Sì, vabbè, la musica, che c'entra? Dai, Alexa, è tutto un programma. È tutto sua mamma? Non lo so se è tutto sua mamma, però se è così, povera mamma. Vabbè, Alexa, lascia perdere. Abbiamo terminato. Spero che vi siate divertiti, ma noi torneremo ancora una volta perché è tutto un programma e fatto proprio per regalarvi sorrisi e divertimento con Manfredi Diliberto su TGS, su RTP, sul web e sui social e anche con la partecipazione del signor La Rosa cu tuttu cori. Buonasera e grazie. Ciao Alexa. Ciao.
son quello che ti fa scordare. Se la moglie ti strilla, il marito ti assilla, non c'è chi ti fa calmar. Son qui io per te, son quello che ti farà riamar. Son la stella che brilla, son la tua camomilla, e con me ti puoi anche rilassar. Son la tua medicina, la tua bollicina, stappi in aria dalla TV, ti faccio sganasciar. Se ti arrabbi perché un motivo non c'è, ti stai a imbronciar. È tutto un programma, adesso ti leva lo stress. È tutto un programma e ti sta a rilassar. È tutto un programma e ti stai a svagar. È tutto un programma e lo stai a guardar. Adesso e dillo che è tutto il tuo stress. Bisogno di un buon profumo. Scusa Salvo, ti sto disturbando? No, tu non disturbi mai. Meno male, no, perché pensavo che ti avevo disturbato. No, per carità, signori, dimmi. Signori, glielo rubo un secondo, fra poco glielo riporto. Ma grazie. Che sono, un pacco postale? Vieni, che riporti? Avanti, Salvo, dai, qua. Me lo dici di cosa hai bisogno questa volta? Mia moglie mi ha detto, vai da Mabù e mi compri un rossetto rosso. E tu questo consiglio lo chiedi a me? E perché tu non ne capisci del rossetto? Non ne capisco nulla. Sicuro? Io pensavo che invece... Niente. No. Ma visto che allora tu non mi sai dare nessun consiglio, io chiedo ad Alexa. Sì, ma questa volta Alexa non c'è. Come non c'è? Qua si sta toccando. Vanitosa. Alexa, siamo arrivati qua da Mabù, ok? Io dovrei comprare un rossetto rosso. Te la sei fatta addosso? Ma che c'è? Io? No, devo comprare un rossetto. Un etto di cosa? Prosciutto? No, Alexa, sì, un etto di prosciutto, due etti di mortadella e una mozzarella. No, Manfredi deve comprare un rossetto rosso. Ma perché non andavate in bagno al posto di farvela addosso? Ma Alexa, io devo comprare i trucchi. Sei diventato un mago. Ma chi? Sì, i trucchi, che uno che si... Ma senti, Salvo, chiediamo a qualcuno che Alexa può cominciare a facendo arrivare a persona a 200. Andiamo, calmo. Eccoci qua. Grazie, hai visto Salvo? La signorina mi ha saputo consigliare. E da Mabù hai trovato un magnifico rossetto rosso. Ancora? Te la sei fatta addosso? Senti Salvo, tenete la tua a questa che la persona mi arriva a 500, Però tu stessa, dai Alexa, e basta. Comunque, ci vediamo alla prossima puntata.